Buongiorno a tutti, ecco siamo qui riuniti per insieme pregare il nostro rosario della Madonna delle Lacrime. Insieme vogliamo consacrare alla Vergine Maria questo inizio di settimana. Vogliamo pregare lo Spirito Santo chiedendo che Maria possa essere in aiuto, possa essere in ausilio, possa veramente venire in ausilio alle nostre debolezze. Quindi preghiamo insieme, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Ora insieme vogliamo consacrare questa giornata allo Spirito Santo, quindi ti invito a pregare questo rosario chiedendo i doni dello Spirito Santo per intercessione della Vergine Maria, che Maria possa venire in aiuto alle nostre fragilità, alle nostre debolezze, alle nostre angosce, che con le lacrime di Maria possiamo offrire al Signore le angosce del nostro cuore. Possiamo dire: vieni, Signore, raddrizza ciò che è sviato, dona il conforto al nostro cuore. Vieni, Spirito Santo, perché questa settimana possiamo, come Maria, essere ancella, serva, docile. Ora possiamo chiedere, cari fratelli, che lo Spirito Santo possa guidarci in questo lunedì, possa guidarci in questa settimana, possa guidare le nostre famiglie, possa guidare il nostro lavoro, possa guidare i nostri figli, possa guidare tutto ciò che faremo, i nostri pensieri, i nostri affetti. Per questo preghiamo un'Ave Maria e consacriamo tutto il nostro fare, il nostro pensare, il nostro agire di questa giornata nelle mani di colei che tutto può per mezzo di Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ora insieme iniziamo il nostro rosario e tu possa mettere già nelle mani della Vergine Maria le tue intenzioni, che possiamo in questa mattina chiedere l'intercessione della Vergine Maria, perché Maria possa camminare durante tutta questa settimana insieme a noi. O Gesù, nostro divino crocifisso, inginocchiati ai tuoi piedi, noi ti offriamo le lacrime di colei che ti ha accompagnato sulla via dolorosa del Calvario, con amore così ardente e compassionevole. Esaudisci, buon Maestro, le suppliche delle nostre domande, per l'amore delle lacrime della tua Santissima Madre. Accordaci la grazia di comprendere gli insegnamenti dolorosi che ci danno le lacrime di questa buona Madre, affinché noi adempiamo sempre la tua santa volontà sulla terra e siamo guidati, degni di lodarti e glorificarti eternamente in cielo. In questo primo mistero vogliamo meditare la profezia dell'anziano Simeone sul bambino Gesù. Vedi, o Gesù, sono le lacrime di colei che più ti ha amato sulla terra e che più ti ama in cielo. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. E le lacrime della tua Santissima Madre. Gesù mio, ascolta le nostre E preghiere. le lacrime della tua Santissima Madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. E le
lacrime della tua santissima madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Delle lacrime della tua santissima madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Delle lacrime della tua santissima madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Delle lacrime della tua santissima madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Delle lacrime della tua santissima madre. O Vergine addolorata, le tue lacrime abbattono l'impero infernale. Per la tua divina mitezza, o Gesù legato, salva il mondo dall'errore che lo minaccia. Nel secondo mistero meditiamo la fuga d'Egitto della Sacra Famiglia. In questo mistero meditiamo e consacriamo al Signore le nostre famiglie, che tu possa meditare e invocare la protezione della Vergine sulla tua famiglia, sui tuoi cari, sui tuoi figli, che Maria possa intercedere per i tuoi. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. E le lacrime della tua santissima madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. E le lacrime della tua santissima madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. E le lacrime della tua santissima madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. E le lacrime della tua santissima madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. E le lacrime della tua santissima madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. E le lacrime della tua santissima madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. E le lacrime della tua santissima madre. O Vergine addolorata, le tue lacrime abbattono l'impero infernale. Per la tua divina mitezza, o Gesù legato, salva il mondo dall'errore che lo minaccia. Nel terzo mistero meditiamo la perdita di Gesù bambino nel Tempio. Qui mettiamo tutti i nostri bambini, tutti i nostri ragazzi che sono nel vizio della droga, che sono persi nelle illusioni del mondo, che sono nel vizio dell'alcol, che perdono la loro vita lontani dal Signore, che possiamo chiedere al Signore la sua misericordia e che per intercessione di Maria possiamo pregare per tutti i giovani che vivono lontani dalla fede. Vedi, o Gesù, sono le lacrime di colei che più ti ha amato sulla terra e che più ti ama in cielo. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua santissima madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua santissima madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua santissima madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua santissima madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua santissima madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua santissima madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua santissima madre. O Vergine addolorata, le tue lacrime abbattono l'impero infernale. Per le tue divine mitezze, o Gesù legato, salva il mondo dall'errore che lo minaccia. In questo quarto mistero meditiamo l'incontro di Maria e Gesù lungo la Via Crocis. Oggi offriamo in questo mistero tutte le mamme che soffrono, tutte le mamme che hanno perso i bambini, tutte le mamme che non hanno potuto ancora avere figli. Chiediamo per tutte le persone, tutte le mamme che vivono questa sofferenza, perché possano il più presto godere la grazia di avere nelle sue mani i suoi figli, di trovare la gioia della maternità. Vedi, o Gesù, sono le lacrime di colei che più ti ha amato sulla terra e che più ti ama in cielo. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Le lacrime della tua santissima madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua santissima madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua santissima madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua santissima madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua santissima madre. Gesù
Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Delle lacrime della tua Santissima Madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Delle lacrime della tua Santissima Madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Delle lacrime della tua Santissima Madre. O Vergine addolorata, le tue lacrime abbattono l'impero infernale. Nel quinto mistero meditiamo Maria ai piedi della croce. Qui offriamo al Signore i dolori del nostro cuore, la mancanza di lavoro, le persone che non riescono a trovare lavoro, le sofferenze familiari, le persone che vivono la depressione, le angosce più profonde, che tu possa mettere dinanzi al Signore quello che turba il tuo cuore, quali sono le tue angosce, quali sono gli affanni che vivi in questo momento, che dinanzi al Signore tu possa insieme a Maria offrire a Gesù e essere certi che per mezzo di Maria la vittoria è certa. Vedi, oh Gesù, sono le lacrime di colei che più ti ha amato sulla terra e che più ti ama in cielo. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. E le lacrime della tua Santissima Madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua Santissima Madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua Santissima Madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua Santissima Madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua Santissima Madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua Santissima Madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua Santissima Madre. O Vergine addolorata, le tue lacrime abbattono l'impero infernale. Per la tua divina mitezza, o Gesù legato, salva il mondo dall'errore che lo minaccia. In questo sesto mistero meditiamo Maria che accoglie le sue braccia, Gesù che accoglie nelle sue braccia Gesù morto. Che possiamo pregare per tutte le mamme che hanno perso i suoi figli, per quanti vivono la sofferenza del lutto, per quanti hanno perso i loro cari. Che tu possa meditare e anche chiedere al Signore la consolazione, il conforto per tutti i suoi cari, per tutte le persone che hai perso. Che tu possa meditare e pregare per tutte le anime del purgatorio. Qui meditiamo e chiediamo l'ausilio, la liberazione di tutte le anime che ancora hanno bisogno delle nostre preghiere. Preghiamo perché il Signore possa liberare tutte le anime che sono ancora prigioniere del peccato, per tutte le anime che ancora hanno bisogno di trovare la luce che è Cristo. Vedi, oh Gesù, sono le lacrime di colei che più ti ha amato sulla terra e che più ti ama in cielo. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua Santissima Madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua Santissima Madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua Santissima Madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua Santissima Madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua Santissima Madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua Santissima Madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua Santissima Madre. O Vergine addolorata, le tue lacrime abbattono l'impero infernale. Per la tua divina mitezza, o Gesù legato, salva il mondo dall'errore che lo minaccia. In questo ultimo mistero meditiamo Maria che assiste alla sepoltura di Gesù. Vogliamo pregare per tutte le persone che vivono la sofferenza, che sono turbati delle malattie inguaribili, che vivono delle situazioni difficili da affrontare, che sono vicine alle persone che hanno delle malattie inguaribili, che possiamo pregare per quanti soffrono nel corpo e nello spirito, che Maria possa donarci la forza di darsi veramente e completamente all'amore misericordioso, che possiamo essere segnale visibile della tenerezza di Dio.
Vedi, oh Gesù, sono le lacrime di colei che più ti ha amato sulla terra e che più ti ama in cielo. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua Santissima Madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua Santissima Madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua Santissima Madre. Gesù mio, ascolta le nostre Per preghiere. le lacrime della tua Santissima Madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua Santissima Madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime della tua Santissima Madre. Gesù mio, ascolta le nostre preghiere. Per le lacrime del suo dolore. Per la lacrima della tua Santissima Madre. O Vergine addolorata, le tue lacrime abbattono l'impero infernale. O Vergine addolorata, le tue lacrime abbattono l'impero infernale. O Vergine addolorata, le tue lacrime abbattono l'impero infernale. Vergine Santissima e Madre addolorata, noi ti chiediamo di unire le tue preghiere alle nostre, affinché Gesù, il tuo divin Figlio, al quale noi ci rivolgiamo con fiducia e in virtù delle tue lacrime, esaudisca le nostre suppliche e ci conceda, oltre le grazie che ci domandiamo, la corona della vita eterna. Amen. Ti auguriamo ogni bene, che la grazia del Signore invada il tuo cuore, che il Signore ti benedica e che questa giornata possa essere veramente accompagnata, benedetta e guidata dalla Vergine Santissima. Ciao a tutti e buona giornata! Grazie.